Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ciao a tutti. Ecco, oggi è giovedì 5 maggio. Vogliamo insieme meditare il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, dal versetto 44 a 51. In quel tempo disse Gesù alla folla: Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre e che mi ha mandato. E io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia mai visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo. Perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Ecco, la continuazione del Vangelo di ieri. Il Signore si presenta ancora una volta come pane di vita eterna. Ecco, però vogliamo qui meditare molto oltre. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. Ecco, colui che mi ha mandato Cristo. Quante volte noi cristiani, o anche una capacità tutta umana, possiamo dire così, degli esseri umani, contemplare il cielo. Non so se avete mai fatto l'esperienza di svegliarsi al mattino per contemplare l'alba, i colori dell'alba, i colori del tramonto, cioè sperimentare, fissare lo sguardo in cielo e dire: ma come può il cielo contenere Dio? Non lo contiene veramente. Perché il cielo è solo una finestra per arrivare a tutt'altro che è Dio. Contemplare la bellezza del Signore e siamo attratti da questa bellezza. Perché Dio abita dentro noi. Dio ha messo nel nostro cuore qualcosa che quando c'è il bello ci chiama l'attenzione. Quando c'è qualcosa di bello ci fermiamo per guardare, per contemplare. Tante volte dimentichiamo di vedere lì la presenza del Signore. Quante volte facciamo la foto dell'arcobaleno, dell'alba, del tramonto, di un bell'albero, di un bel fiore, però dimentichiamo di vedere in questi piccoli gesti il Creatore. Nessuno viene a me se non attira il Padre. È contemplativo, la persona che è chiamata a una vita spirituale deve avere la capacità di in ogni cosa trovare l'origine, che è Dio. E quindi oggi vogliamo meditare questa parola. Prima di tutto chiedere al Signore: Signore, attirami a te. Faccia sì che ogni volta che io contemplo il cielo possa ricordarmi del tuo amore. Ogni volta che io veda un fiore possa ricordarmi della tua tenerezza, della tua bontà. Ogni volta che io veda l'acqua della tua benevolenza, della tua salvezza. Ogni volta che io veda, Signore, che io gusti, che io contempli ogni cosa, io posso ricordarmi che sei tu l'artefice e facendo così mi richiami a te ogni giorno, ogni minuto. Attirami a te, Signore. Possa essere questa la giocatoria della nostra vita, possa essere questa la parola della nostra giornata. Attirami a te, Signore. Attirami a te, attira il mio cuore. Chiama la mia attenzione, Signore. E Lui lo farà. Se possiamo e se permettiamo che Lui agisca nel semplice, nell'ordinario di questa giornata, potrai contemplare la bellezza del Signore che si manifesta. E ogni volta che vediamo, è Lui che ci richiama e dice: Ehi, tu appartieni a me, tu sei l'opera mia, io ti voglio tutto intero, felice, pieno di gioia. Quindi non dimenticare, attirami a te, Signore. Sia questa la nostra parola di oggi. Attirami a te, Signore. Chiama
chiamami l'attenzione perché io scopra che tu sei veramente il pane di vita, l'essenziale della mia storia. Ciao a tutti!